13 luglio 2016 ci troviamo all'interno della chiesa del Gonfalone di Saltara, Saltarua edizione 2016. Purtroppo le condizioni meteo un po' avverse hanno fatto riorganizzare al volo la proloco locale, naturalmente in collaborazione con l'amministrazione comunale, e quindi diciamo che in questo piano P, più che un piano B perché è un piano pioggia, ci siamo riorganizzati al volo e a brevissimo alle mie spalle inizierà il concerto della special guest di quest'anno, che è Gatto Pancieri. E naturalmente noi cercheremo di entrare nel backstage per parlare insieme al cantante, ma soprattutto faremo parlare anche i protagonisti e gli organizzatori di questo evento. Nel backstage di quello che è il concerto della serata, lo special guest lo vedete a fianco a me, Gatto Pancieri. Allora, io ricordo quando ero piccolino che mia sorella e le sue amiche erano, tra virgolette si può dire, fissate in questo Gatto Pancieri. Chi avrebbe mai detto che un giorno ero qua a fianco a lui? E soprattutto io saluto più volentieri le tue sorelle. Benissimo, io ero troppo piccolo negli anni 90. Ecco, scherzi a parte, veniamo a noi. Allora, prima di tutto, come nasce un po' la carriera di Gatto Pancieri? Ecco, quando magari Gatto Pancieri ha capito che la strada del palco poteva essere la sua strada? Ma diciamo che io mi sono innamorato della musica a 14 anni, quindi ho iniziato a studiare musica in modo serio al conservatorio, e quando ho visto che insomma tutti intorno erano entusiasti, gli insegnanti, di come procedevo anche abbastanza velocemente, ho contemporaneamente iniziato a scrivere le mie canzoni e ho scoperto che al di là dell'esecuzione della musica mi interessava la parte compositiva. Allora così sono andato avanti fino a che un giorno Mina ha sentito una mia canzone attraverso un mio editore che mi seguiva, che ascoltava le prime cose che facevo, e così sono riuscito a dare questa canzone a Mina, è diventata un successo e l'ambiente si è un po' accorto che c'era sto ragazzo di Monza che scriveva bene le sue canzoni. L'anno dopo infatti sono andato a Sanremo nel 92 con L'amore va oltre, che eseguirò anche stasera, una canzone che mi ha portato sempre fortuna da quella prima volta, e quindi è iniziata la mia carriera l'anno prima con Mina come autore, diciamo, l'anno dopo come cantautore, ed è andata avanti fino adesso con queste due sfaccettature. Quindi ogni tanto le canzoni le scrivo e le canto io, ogni tanto le canzoni le scrivo e le canta magari Giorgia, come è successo, Bocelli, Morandi, Miette e altre. Ecco, la domanda sorge quasi spontanea: come nasce una canzone? Non so, c'è sempre un qualcosa di uguale, oppure molto spesso prima il testo poi le parole, oppure abbiamo sentito insomma intervistando vari cantanti che ognuno ha un po' il suo stile? Ma guarda, gli stili sono tutti diversi, ognuno, la musica è bella perché è anarchica, nel senso non è libera di più, quindi ognuno può scrivere una canzone come vuole. Io personalmente preferisco scrivere sempre prima la musica e poi il testo, perché mi piace di più l'idea che le parole vadano a tradurre la musica piuttosto che delle parole già fissate condizionino gli snodi della musica. Però ripeto, è una cosa mia personale, so anche che c'è chi scrive prima i testi. E nascono tutte nello stesso modo, neanche quello, perché a volte nascono di mattina, di sera, in aereo, in treno, in bagno, magari. Bisogna prendere il momento giusto. Bravo, a volte ti metti lì un giorno intero sperando di scrivere una canzone e non ne esce niente. Il giorno dopo hai mezz'ora libera tra il dentista e il commercialista e la chitarra e salta fuori. C'è una parte che si chiama magia e che non si può, diciamo, calcolare. Credo che la musica rientri un po' in tutto questo, che è un po' una magia, anche un'emozione, è molto soggettiva tra l'altro. Ecco, visto che ci siamo, un'ulteriore domanda, poi lo lasciamo perché il concerto è vicinissimo. Ecco, un consiglio ai giovani musicisti che sono in questo momento al di là del teleschermo, da parte di chi ha fatto un po' la storia della musica italiana.
Ma il consiglio è quello di diventare bravi e essere molto autocritici, no? Perché vedo che oggi i ragazzi hanno molta voglia di mettersi subito in vetrina, no? Fanno magari un provino, un dischetto autoprodotto, hanno la fretta di metterlo in YouTube, per esempio. Ecco, magari un attimino più esigenti, perché a volte sento delle cose belle che potevano essere fatte meglio, registrate meglio, studiate meglio. Quindi tornare un po' allo studio, perché è vero che i talent, magari il messaggio che mando è vedi, questo qua non era nessuno, l'abbiamo messo in televisione. Tutti possono arrivare, perché devo studiare, perché devo andare a scuola, perché devo diventare più bravo a suonare. Ecco, questa roba qua non è la strada che io consiglierei, perché o vai a fare un talent e sei uno di quelli che magari lo vince, ma se no, ma anche poi quando lo vinci hanno dei problemi anche loro. Quindi per me esiste solo una strada, quella dell'impegno, quella di diventare sempre più bravi, di essere autocritici, di fare le cose col cuore e di perseverare, perché per essere un bravo cantante bisogna cantare molto, per essere un bravo autore bisogna scrivere molto, quindi non fermarsi e andare avanti. Noi ringraziamo Gatto Pagieri che si è prestato per questa bella intervista, lo lasciamo al palco perché ci siamo quasi, e mi raccomando, per tutti i musicisti all'ascolto, teniamo presente i consigli di Gatto Pagieri. Del sindaco di Saltara, ecco, credo che sia un motivo d'orgoglio per l'amministrazione comunale, nonostante il tempaccio, che c'è così tanto fermento per questo concerto così importante. Sì, Saltara è una bella iniziativa, se non sbaglio questo è il 16° anno che lo facciamo, il primo anno che piove, ma ogni 16 anni può succedere, ma insomma la festa è salvata lo stesso, insomma, in questo bellissimo locale. Tra l'altro ho sentito prima a Gatto Pagieri che è quasi entusiasta, non ha mai cadato in una chiesa, per cui è anche la prima volta che per lui. Quindi i ringraziamenti del sindaco vanno naturalmente alla Proloco, ma non solo. Certo, la Proloco è quella che anima, che organizza questa festa e che ogni anno ci mette tanto impegno, per cui il fatto che nonostante la pioggia e il freddo ci sia così tanta gente è un bel segnale anche per loro. Yeah.
sono contornato da presidenti, presidente della Proloco di Saltara e presidente delle Proloco provinciali. Ecco, Irene Cecchi e Damiano Bartocetti, siamo esattamente proprio sul palco, tra pochissimi minuti Gatto Pancieri, che abbiamo intervistato poco fa, salirà sul palco e ci farà ascoltare i suoi pezzi, ma non sveliamo troppo, dobbiamo seguire insieme. Allora, Irene, nonostante questo tempaccio che ci fa arrabbiare, le vere Proloco si vedono qua al momento, quando si riorganizzano subito, e comunque tantissime persone sono pronte per questo Saltarua edizione 2016. Sì, ci abbiamo messo il cuore, la fatica, il sudore, non potevamo mollare proprio all'ultimo, allora abbiamo detto facciamo comunque quello che riusciamo a fare, nonostante il maltempo, insomma. Però alla fine abbiamo Gatto con noi e ci divertiremo. Spero, guarda, sono contentissima già così per come è andata, già vedo il successo che c'è questa sera, quindi non mi potevo aspettare di meglio. Ecco, 16 edizioni di Saltarua, qual è un po' lo stile che rimane in ogni edizione e magari quello che è un po' più diverso ogni anno? Allora, quest'anno è diversissima perché non è mai successo che ci ha piovuto, quindi diciamo che è un Saltarua alternativo, se no diciamo, il programma era molto più vasto, avrebbero dovuto suonare altri gruppi nel preserata, stand gastronomici della Proloco per cena e poi finire a conclusione con un Gatto Pancieri che riempiva la piazza. Ovviamente questo non è stato possibile, quindi facciamo il Saltarua alternativo con la megastar subito nel dopo cena e insomma è così. Grazie a Irene Cecchi. Passiamo a Damiano Bartocetti, lo conosciamo ormai tutti, il presidente provinciale, che anche a Saltara è venuto a portare il suo saluto. Questo è per capire anche un po' l'importanza che vuole dare la Proloco provinciale in tutte le realtà. Sicuramente, innanzitutto porto il saluto di tutto il Consiglio provinciale che questa sera rappresento, ma noi stiamo dando un'impronta a livello provinciale, siamo presenti in tutte le 62 Proloco della nostra provincia e siamo presenti fisicamente perché le stiamo girando proprio giornalmente, insomma siamo partecipi a tutte le manifestazioni. Ecco, qui a Saltara, tra l'altro, ma in tante Proloco c'è un bel gruppo di giovani che lavora. La cosa ancora più importante, molto affiatati con l'amministrazione comunale, lavorano a braccetto, e questa è un'altra testimonianza di come si debba lavorare insieme, uniti, perché uniti si vince e l'unione fa la forza. Ecco, vedere proprio qui il sindaco che lavora a stretto contatto con la presidente della Proloco non può farci che piacere, perché lo ribadiamo tutti i giorni e in tutte le manifestazioni. L'altra cosa importante che volevo dire, c'è sempre il cappello della Regione Marche che non fa mai mancare la propria presenza e la propria partecipazione, e il Consiglio regionale delle Marche. Vorrei ringraziare Renato Claudio Minardi che è sempre presente, sempre vicino alle Proloco, ma anche tutti i consiglieri del nostro territorio, li voglio nominare così un po' al volo: Andrea Biancani, Gino Traversini, insomma tutti si impegnano e credono alle Proloco. Stiamo lavorando su un bel progetto a livello territoriale, anche di comunicazione, e speriamo, noi ci stiamo impegnando, speriamo poi di fare bene. Io, come ho detto a Irene, siamo presenti, ecco, come loro ci chiamano, come le Proloco ci chiamano, noi siamo sempre presenti, e devo dire che senza il volontariato non si potrebbe fare nulla. Questi paesi vivono grazie al volontariato di tutte le Proloco, grazie alle centinaia di persone che girano intorno alle Proloco, come ci sono qui a Saltara. Quindi è importante crederci, è importante esserci, e esserci sempre, questo dico, esserci sempre, perché è il nostro credo motto, è il motto un po' dell'Italia, perché se ci siamo sempre, ci crediamo, ecco, come questa sera possiamo rendere bella una città, bella un paese, e possiamo rendere orgogliosi anche i nostri figli e i nostri nonni che hanno lavorato prima nei nostri paesi, che vedono vivere e continuano a vivere e ad allungare le tradizioni del nostro territorio. Ecco, io concludo tutti questi grazie ringraziando io personalmente il presidente della Proloco Damiano Bartocetti e soprattutto Irene Cecchi, che fa anche la mamma a tempo pieno, e giustamente quella è la cosa più importante, nonostante tutto si prende anche l'impegno della presidenza della Proloco. Ecco, questo non è una cosa da poco, quindi complimenti alla Proloco di Saltara e andiamo a gustarci il concerto di Gatto Pancieri. Anche poi
E alle porte della chiesa del Gonfalone di Saltara concludiamo con l'ultimo pezzo di Gatto Panceri, che è ancora in concerto in questa grande edizione di Saltarua 2016. Nonostante il tempo, ha vinto la grande musica targata Gatto Panceri, grazie alla Proloco di Saltara, naturalmente grazie anche all'amministrazione comunale e alla Regione Marche.